fronte alle tue intelligenti ma complesse domande. Bene, grazie, allora buon pomeriggio. A riprova del fatto che c'è un minimo di razionalità nel nostro mestiere, le cose che io mi ero preparato per dire, sono di fatto la risposta alle domande poste da Paolo Capuzzo, che dimostra che c'è un minimo di logica o di convergenza quando si studia. Dove sta il rilievo in senso macro della rivoluzione russa? Tanto è la prima delle quattro grandi rivoluzioni del Novecento, quella comunista, quella fascista, quella dello Stato sociale, socialdemocratica, e quella del neoliberismo, ed è strettamente collegata a quelle che sono seguite, nel senso che quella fascista è determinata in discreta misura dalla paura suscitata in Occidente dalla rivoluzione bolscevica, quella socialdemocratica è determinata nell'Europa continentale in discreta misura da una sorta di concorrenza in ambito sociale rispetto all'Unione Sovietica. Quella neoliberista è quella che, tra l'altro, uccide l'Unione Sovietica. È inoltre il suo rilievo dimostrato dal fatto che è coinvolto questo fatto e ciò che ne è seguito nelle principali esperienze del Novecento, in quattro guerre. Nella guerra mondiale, una grande guerra che l'ha generata, la grande guerra dei nazionalismi che genera nel proprio seno la grande rivoluzione proletaria, la grande guerra che poi si prolunga, prosegue contro la neonata Unione Sovietica e come guerra civile interna e come elementi di intervento dall'esterno delle forze dell'intesa e altre. La lunga guerra condotta dal potere sovietico contro il popolo russo e contro il partito comunista. Una lunga guerra che ha come tappe fondamentali le grandi carestie appositamente provocate per risolvere una volta per tutte la questione contadina, ovvero sia l'accumulazione primitiva, per rendere possibile un'accumulazione primitiva a beneficio dell'industria pesante, e finite queste grandi carestie, l'inizio delle grandi purghe contro il partito e contro gli agenti delle forze armate. E più in generale la politica terroristica nei confronti della popolazione. Inutile dire della seconda guerra mondiale, che è non solo la grande sfida, ma è presumibilmente il motore di un'ulteriore durata dell'esperimento comunista, che da quella guerra, dalla vittoria conseguita in quella guerra, ha tratto una legittimazione pressoché mitica agli occhi di una buona fetta dell'opinione pubblica mondiale, e ha guadagnato molto ha perduto irrimediabilmente, ma molto ha guadagnato sotto il profilo della politica di potenza. Non soltanto si è riappropriato di ciò che all'impero zarista, anzi al governo rivoluzionario borghese, era stato strappato dalla pace di Brest-Litovsk, ma si è guadagnato anche una zona di influenza straordinariamente ricca e articolata nei paesi dell'Europa orientale.
e la quarta guerra, la guerra fredda. La guerra fredda che l'Unione Sovietica credeva di aver vinto a metà degli anni 70, e che invece ha rovinosamente perduto con l'esito più classico delle guerre perdute, cioè la debellanza, la scomparsa del soggetto di politica internazionale che ha condotto una determinata guerra, la fine dell'Unione Sovietica. In tutto ciò, una centralità nel Novecento che non può non apparire come assolutamente ovvia. Dal punto di vista della storia del pensiero, invece, che cosa c'è nella rivoluzione bolscevica e ciò che essa ha creato? Perché ci preoccupiamo ancora, non solo per la sua rilevanza storica, ma secondo me per qualche cosa di più? Che cosa è, dal punto di vista della storia del pensiero? È tre cose. È il trionfo della politica come azione, è il trionfo della politica come costruzione ed è il trionfo della politica come comunicazione. Come azione, e sto dicendo con un altro linguaggio quello che ha detto Paolo Capuzzi, cioè un fortissimo elemento di soggettività politica, fortissimo. La rivoluzione bolscevica è sempre fatta da sorelle, cioè da un socialista che ha dentro di sé una logica nicciana ed è sicuramente esterna rispetto alle logiche del pensiero dialettico, che erano quelle di Lenin fino agli inizi, ai mesi iniziali del 17, quando scriveva ai socialisti russi: bravi voi, edificate il socialismo, io non lo potrò vedere. Sulla base del principio appunto dialettico, che poi allora veniva declinato molto in ambito di seconda internazionale, alla quale Lenin non apparteneva, che insomma faceva parte di un clima dell'epoca, pensare al socialismo come a una evoluzione. O se ci deve essere un momento di rivoluzione, che questo doveva avvenire, questa rivoluzione doveva avvenire nel punto più alto dello sviluppo capitalistico, che per mille motivi viene identificato con la Germania. Quest'uomo pochi mesi dopo scrive le tesi di aprile e poi scrive Stato e rivoluzione, cioè la rivoluzione la faccio adesso. Qui c'è un elemento di soggettività, quasi di singolarità, assolutamente sconcertante. Un elemento di decisionismo. Non a caso, qualche anno dopo c'era l'entusiasmo di Carl Schmitt, uno dei suoi libri più importanti della dittatura. L'entusiasmo è un po' spesso l'orrore, ma insomma la percezione che si fosse davanti a una, a quella che Nietzsche chiamava la grande politica, fa la sua potentissima irruzione sulla scena storica, spezza il continuum storico. Poi la politica, la grande politica come costruzione. La Russia degli zar era un impero, ma era anche un disastro aggravato dalla guerra mondiale. La capacità politica di dirigere
l'immenso impero era quasi evanescente ormai. Dalla rivoluzione d'ottobre esce un modello di Stato molto classico, uno Stato che ha anche un impero, ma insomma dal punto di vista della politica interna c'è certamente anche l'elemento della federazione, tuttavia per alcune importanti funzioni una forma di Stato molto classica, fondata sul principio di comando dall'alto verso il basso, fondata sulla centenaria burocrazia prima russa, poi sovietica e oggi di nuovo russa, che è il vero leitmotiv della storia di quel paese, ma insomma è fondato su un monopolio strettissimo e della violenza politica e dell'iniziativa. Un Leviatano si immagina stato uno. Come si esprimeva il grande politologo italiano Gianfranco Miglio, che quando parlava dello Stato, diceva l'ultimo Stato che c'è rimasto al mondo è l'Unione Sovietica. E poi l'irruzione sulla scena della grande politica come comunicazione, cioè come autolegittimazione. E lì è stato l'aspetto che ha avuto, naturalmente questi tre aspetti sono in contraddizione fra di loro. Questo terzo, l'autolegittimazione pressoché sacrale, parareligiosa, è quella che si è diffusa nel mondo e che insieme adesso si diffonde, e il cui contenuto era è il classico contenuto evangelico, cioè la buona novella, un nuovo inizio. Finora la storia è andata in un certo modo, da adesso va in un altro modo, no? Il cuneo rosso che spacca la circolarità della storia. E poi l'annuncio, i tempi nuovi, passato al cielo. Praticamente il mito più potente del Novecento, come il mito più potente dell'Ottocento era stata la nazione, il mito più potente del Novecento, la rivoluzione sociale. Mito che ovviamente si è diffuso nel mondo, creando in Europa occidentale partiti comunisti, eccetera. Naturalmente noi vediamo oggi qui, dicevo, una politica talmente carica d'energia che è sostanzialmente indeducibile dalle proprie premesse. Dunque un atto di decisione, una politica talmente carica di energia che è non deducibile razionalmente da alcuna dimostrazione ed è l'annuncio di qualche cosa di nuovo. Una politica talmente carica di energia da costruire uno Stato mezzo vecchio e mezzo nuovo. Qualche cosa che per mille motivi, che è inutile stare a ripercorrere qui, oggi non c'è. Cioè, su scala planetaria non c'è, forse non c'è nemmeno bisogno, non c'è nemmeno l'aspettativa, ma insomma non c'è in questo momento un'emergenza della politica così potente, dirompente come ottobre e quello che pensa. Non c'è, perché i grandi giochi sembrano già fatti, perché il sentiero sembra tracciato, perché there is no alternative. Tutto ciò va detto senza alcuna, come dire, simpatia per il mare di sofferenze che è stato generato e dall'ottobre e dalla vicenda storica, 70 anni della esistenza dell'Unione Sovietica,
certamente va detto con necessario rispetto per un'esperienza sconvolgente. Dopotutto il nazismo è durato 12 anni e non ha costruito una società. Questi sono durati 70 anni e hanno costruito una società, oltre che tante altre cose, fra cui le bombe atomiche. La grande contraddizione che stava sotto tutto quello che avete sentito prima è che siamo davanti a una grande politica come annuncio di tempi nuovi e al tempo stesso una grande politica come rigorosa prosecuzione delle vecchie logiche geopolitiche dell'impero zarista, che con ogni verosimiglianza già dalla fine degli anni 20 avevano già preso la posizione di comando dell'impostazione della politica complessiva dell'Unione Sovietica, estera complessiva dell'Unione Sovietica. L'esportazione di un unico modello di rivoluzione, voleva poi dire quello, cioè voglio ottenere il controllo di tutto ciò che in nome mio si fa nel mondo, estremizzando proprio al massimo la posizione. Mi interessano le rivoluzioni nelle misure in cui esse mi danno la possibilità di tenere delle basi militari nei vari campi. Tutto il resto per me è sacrificabile. Dopo la grande partizione mondiale di Yalta, quello che non è mio non lo posso prendere, piacerebbe prenderlo, ma non lo posso prendere. Quello che era oscillante mi interessa prenderlo se è nella mia politica di potenza. Questo è stato sperimentato continuamente negli anni che fanno parte anche della mia esperienza geografica. E questa contraddizione ha segnato tra l'altro il fine proprio fisico, cioè storico-politico dell'Unione Sovietica, che credeva di aver vinto, vi dicevo, la guerra fredda a metà degli anni 70. Non sapeva, perché gli anticapitalisti non misurano mai la vera potenza del capitalismo. Non sapeva che il capitalismo aveva colto quel momento di crisi politico-economica che veramente è esistito, soprattutto legata all'esplosione dei prezzi del petrolio, per inventarsi una propria nuova forma, appunto il neoliberismo, che aveva una capacità, come dire, di produzione talmente devastante che l'economia di comando ansimante e corrotta dell'Unione Sovietica non poteva in alcun modo sostenere, ma soprattutto il colpo finale è venuto all'Unione Sovietica per motivi geopolitici, cioè quando gli americani perdono l'Iran, i russi, i sovietici, corrono come in una partita ad arma a prendersi l'Afghanistan per paura, che era già nella loro orbita di potenza, ma ci vanno militarmente per paura che anche lì capitino tumulti e disordini e che si apra. Però non è che alla propria periferia avvengano fattori che possono portare determinati ambiti territoriali fuori dal controllo, e quindi corre a prendersi, visto che gli americani erano subito una gravissima sconfitta perdendo l'Iran, questo era fortemente destabilizzante. Allora, per evitare che la destabilizzazione partisse per chissà quale direzione, va in Afghanistan. E quello è l'inizio, non è l'inizio della fine, quella è la fine della loro fine, proprio per buoni vecchi motivi di politica di potenza che hanno seguito sempre con grande coerenza. Sotto il profilo della storia del pensiero, che cos'è infine l'ottobre e tutto quello che viene dietro? Diciamo così, io faccio fatica a immaginare che sarebbe stato scritto un libro come Storia, Coscienza, Futura.
classe nel 23. Se non ci fosse stata una rivoluzione bolscevica. E faccio fatica a immaginare che Walter Benjamin avrebbe potuto scrivere per la critica della violenza nel 21 se non ci fosse stata una rivoluzione bolscevica. Evidentemente qui c'è una contraddizione. Questa rivoluzione condotta in nome del marxismo più febbre, nel modo meno marxista che si possa concepire, questa rivoluzione ha consentito, ha buttato un sasso, e che sasso? Dello stagno del pensiero socialista dell'Europa occidentale, rendendolo immediatamente dinamico, da una parte, dall'altra, producendo all'interno dell'Unione Sovietica, a breve, il più plumbeo, il più nefasto, il più insignificante sviluppo del marxismo, cioè il Diamant, il materialismo dialettico, engelsiano staliniano. E questo mondo sublunare è un mondo di contraddizione. La esplosione della riflessione che si richiama a Marx negli anni 20 mi pare che si possa dire nasce dalla nuova presenza di una forza che si richiama a Marx sulla scena del mondo. Quella forza è proprio interna. Produce una sorta di abbruttimento filosofico che, dal quale non si sono più riprese sostanzialmente. Una scolastica nefasta e naturalmente in Occidente quel marxismo occidentale così rivitalizzato da questa ondata di novità che veniva politica, che veniva dalla rivoluzione bolscevica, quel marxismo non ci mise molto a diventare prima copertamente e poi scopertamente antisovietico, che è la vicenda della scuola di Francoforte sostanzialmente, proprio perché si vedeva con raccapriccio che lì, altro che nuova storia, lì era sempre la solita storia. Nella produzione della nozione francofortese di dominio, di Herrschaft, che non è quella di Weber, non c'è niente, in quel concetto c'è inevitabilmente l'esperienza nazista, ma c'è altrettanto inevitabilmente l'esperienza di Stalin. Ma nel libro del 42, sullo stato autoritario, Horkheimer mette tranquillamente insieme, con un gesto teorico piuttosto notevole, tenuto conto che in quel momento i due colossi erano in guerra, mette insieme il nazismo e lo stalinismo come due figure dello Stato. Poi la cosa finisce lì. Quel libro rispondeva molto a una polemica interna alla scuola di Francoforte su se il nazismo fosse qualcosa di diverso dal capitalismo, probabilmente Horkheimer diceva sì, lo è, mentre Pollock e Marcuse dicevano no, non lo è, mentre scusate, Neumann e Marcuse dicevano no, non lo è, Pollock e Horkheimer dicevano sì, lo è. Ma insomma, l'idea che quella grande promessa fosse una promessa tradita è l'idea che apertamente si manifesta all'interno della riflessione francofortese. Implicitamente, e forse non sapremo mai quanto, in che misura, probabilmente non sarei sorpreso che implicitamente lo stesso si potesse dire anche della riflessione di Gramsci, che è anch'essa assolutamente impensabile senza ovviamente
la rivoluzione bolscevica e che al tempo stesso non va certo, ecco, diciamo così, per quanto riguarda la sua complessiva elaborazione culturale e politica, non va certo in quella direzione, al di là delle difficilmente decifrabili prese di posizione del Gramsci prigioniero nei confronti delle dinamiche del potere sovietico e delle lotte intestine al gruppo dirigente bolscevico, su un tema difficilissimo da affrontare perché deve scontare reticenze, incomprensioni e forse non complete informazioni, tatticismi, insomma. Ma certamente lo sviluppo del pensiero gramsciano non va nella direzione della riproduzione di un modello sovietico, benché da quel fattore sia stato sostanzialmente portato sulla scena politica di Gramsci. Dunque, un elemento di contraddizione, una grande contraddizione, che ci fa pensare al Novecento come a un secolo estremamente drammatico, e al nostro tempo come a un tempo in cui i drammi sono esistono ovviamente, ma non sono più iscritti all'interno delle possibilità della rottura del continuo storico. Fu una cosa gigantesca, ha determinato prese di posizioni storico-politiche che sono durate decenni, non soltanto determinato il fascismo, ma ha determinato, che so, negli Stati Uniti la nascita del comitato investigativo del Senato sulle attività anti-americane, quello che poi finirà nelle mani di McCarthy. Questo nasce nei primissimi anni 30. Cioè, è stato qualcosa che ha parlato, incutendo speranza o terrore, a tutto il mondo. Tutto il mondo ha capito che lì era successo qualcosa di gigantesco. Molti non capirono mai che qualcosa di gigantesco era diventato il proprio contrario. Non vollero mai capire che si era rovesciato nel proprio contrario. Subito, immediatamente si capì che quella era qualcosa che Churchill poi lo dirà durante nella sua storia della Seconda Guerra Mondiale. Qualche cosa che era giusto tentare di soffocare nella guerra. L'incontro di Mosca nel 1943 con Stalin, dice, a un certo punto si trovano a blindare lui e Stalin, non è che le anche in quel momento, e dice, chi l'avrebbe mai detto quando io nei primissimi anni 20 andavo a fare in tutti i modi perché l'Inghilterra continuasse a salpare, a mandare tutti i corpi di spedizione contro l'Unione Sovietica, che io pensavo dovesse essere soffocato. Questo soffocarla nella culla, questo desiderio di soffocarla nella culla, è poi diventato il desiderio di fare la guerra, di sterminare tutti da una parte, e dall'altra, come vi dicevo all'inizio di questa breve chiacchierata, dall'altra il desiderio di far vedere che in Occidente il capitalismo tratta gli operai almeno tanto bene quanto dicono i comunisti che trattano gli operai, cioè lo Stato sociale, a cui si univano dalle nostre parti le alcune folcloristiche iniziative dei capitalisti cartigiani più anticomunisti che tutti gli anni pagati in viaggio
ai loro operai comunistissimi, ovviamente, l'Unione Sovietica, perché andassero a vedere come veramente vive nel paradiso dei lavoratori, eccetera. Ha fatto parte non solo della grande storia, della grandissima storia, ha fatto parte anche del senso comune, della microstoria, della produzione dell'opinione, della produzione della sensibilità comune. È un secolo che è successo. Questo nostro secolo non farà più una cosa del genere. Non so se questo è un bene o questo è un male, probabilmente è un bene, ma certamente per chi studia la politica, il pensiero politico e le realizzazioni del pensiero politico, è un esempio grandioso di quello che le idee possono fare, soprattutto quando incontrano una soggettività capace di realizzarle anche a costo di, come dire, strozzarle, perché dopo tutto il leninismo fu questo, la realizzazione del marxismo strozzato nel Rinascimento, strozzata dalla grande decisione. Se si aspettava il marxismo non ci sarebbe stata la rivoluzione bolscevica, ci sarebbero stati i socialismi, diversi partiti socialisti russi avrebbero probabilmente giocato un ruolo dentro una democrazia borghese che si era costituita nel febbraio, eccetera. Per realizzare il marxismo è stato necessario un gesto di stravolgimento eroico che ha parlato contraddittoriamente per 70 anni e a qualcuno continua a parlare